Amici dell'auto, quest'oggi abbiamo scelto una rossa da provare, un Alfa Romeo Giulietta Sprint, un segmento C apprezzato dal pubblico e si rivelerà interessante. Andiamo a provarla. Esternamente possiamo definire la Giulietta come un segmento C sobriamente sportiva, nel senso che non abbiamo una sportività ostentata, però comunque è una linea molto sportiveggiante. Il frontale è dominato dallo scudetto Alfa Romeo, il tipico, quello che le dona il DNA Alfa Romeo, contornato poi da fari con le luci posizionate a LED e seguito da un paraurti con ampie prese d'aria che conferisce una maggiore aggressività al frontale. Lateralmente invece la linea è abbastanza massiccia, la superficie vetrata è ridotta, però comunque la linea non è pesante, merito delle nervature e di elementi quali i cerchi del 17 pollici e le minigonne, che sicuramente snelliscono la linea. La parte però forse più riuscita è quella posteriore, dominata dai grossi fari a LED, caratteristici sia per la forma che per il disegno di luce che fanno. Abbiamo poi il doppio scarico tipico delle versioni due via e il diffusore posteriore, tutti elementi che la rendono comunque piacevole alla vista e sicuramente sportiva. È giunto il momento invece di parlare degli interni. Beh, gli interni della Giulietta hanno colpito non tanto per il design, quanto invece per la cura costruttiva. Beh, le plastiche sono comunque morbide al tatto, forse nella parte inferiore qualche plastica più rigida, ma nulla da segnalare. La strumentazione invece è quella tipicamente Alfa, chiara, semplice, ma efficace. Forse avrei preferito un display del computer di bordo un po' più moderno, questo qui sembra mutuato dalle vecchie Alfa Romeo. Il navigatore invece ha uno schermo da 6 pollici e mezzo e funziona comunque bene. Il navigatore ha delle indicazioni chiare e precise, sempre puntuali. La radio funziona bene, in più abbiamo anche la funzione DAB, quindi per la radio digitale. Abbiamo a disposizione una porta AUX, una porta USB e un lettore di card SD. C'è tanto spazio a bordo della Giulietta, sia internamente che nel bagagliaio. Anche nei sedili posteriori i passeggeri viaggiano comodi perché c'è sufficiente spazio sia per le gambe che per la testa. La Giulietta abbiamo oggi in prova, ha sotto il cofano il 2000 multijet unito al cambio automatico TCT 6 rapporti. 175 cavalli sviluppati a 3500 giri, 350 Nm di coppia sviluppati a 1750 giri. Tra le caratteristiche di questo 2000 multijet annotiamo sicuramente la grande fluidità di marcia. La coppia è ben spalmata lungo tutto l'arco dei giri e tutto questo si traduce in una grandissima guidabilità. Ciò che impressiona di questo 2000 multijet è sicuramente la grande quantità di coppia disponibile ai bassi regimi. È impressionante vedere come riprende la vettura anche nelle marce alte in un regime compreso tra i 1000 e i 2000 giri. Un'altra caratteristica di questo motore però è che purtroppo la spinta finisce presto ed è inutile andare oltre i 4000 giri. C'è da segnalare però i bassissimi consumi di questa 2000 multijet. In qualsiasi condizione di utilizzo non abbiamo mai registrato consumi inferiori ai 12 km con un litro.
mentre invece in autostrada si producono tranquillamente i 16 km con 1 litro. Il cambio ha 0 apporti doppia frizione, veloce nelle cambiate e senza slittamenti, anche se avrei preferito forse una maggiore risposta nel momento in cui lo andiamo a usare il manuale e richiediamo la marcia superiore. In quel frangente è un po' lento a recepire la cambiata. Nessun problema invece in scalata, anche in manuale, dove viene comunque recepito subito il comando. Parliamo invece di come va la Giulietta su strada. Beh, bisogna dire che la Giulietta è stata bistrattata prima ancora della sua nascita, perché si temeva che fosse costruita sulla piattaforma di Bravo e Delta. Ciò comunque non è vero. E infatti, mentre la Delta e la Bravo sono costruite su una piattaforma Fiat C, la Giulietta è fatta su una piattaforma Compact, un telaio totalmente modulare, innovativo. La differenza tra Giulietta, Bravo e Delta non si limita solamente al telaio, ma anche al reparto sospensivo. Infatti, mentre Delta e Bravo hanno McPherson anteriore e un ponte torcente al posteriore, la Giulietta monta un McPherson anteriore, ma un multilink al posteriore. Questo sicuramente al fine di garantire un piacere di guida maggiore e sicuramente una sportività da Alfa Romeo. La Giulietta è sicuramente una delle segmento C più divertenti sul mercato. Ha un posteriore vivo, questo ci piace tanto. Forse ci piace meno la possibilità di non poter disattivare completamente i controlli, anche nella posizione dinamica del manettino. Forse questa sì è una pecca. Bisogna dire però che questa Giulietta si comporta veramente bene. L'inserimento in curva è preciso, immediato, la percorrenza anche è stabile, la vettura una volta inserita in curva mantiene la traiettoria. In uscita invece purtroppo il differenziale Q2 attiva la modalità dinamica del manettino, fa quel che può, a dire il vero si sente lavorare più il controllo di trazione in uscita curva piuttosto che il differenziale Q2. Per apprezzarne il suo funzionamento avremmo dovuto avere i controlli totalmente disattivati. Però comunque c'è da dire che la coppia da scaricare sulle ruote anteriori è tanta, quindi è normale che ci sia del sottosterzo cronico. Ma comunque nulla di preoccupante perché non dà fastidio comunque. In pista queste sensazioni vengono comunque confermate. Noi abbiamo provato all'autodromo Gianni De Luca di Airola e abbiamo appunto riscontrato una gran rapidità di inserimento, una percorrenza di curva molto buona, ma anche una buona trazione in uscita di curva. Chiaro che se si esagera col gas e col volante chiuso è inevitabile far pattinare tanto la ruota interna, però comunque gestendo il gas con una certa docilità si riesce a uscire dalle curve senza pattinare troppo. Un comportamento del genere potrebbe far supporre un assetto piuttosto rigido, niente di più sbagliato. La vettura, nonostante monti di circa 17 con gomme 225-45, è sempre comoda, anche sul pavé, comunque sulla strada dissestata, non si avvertono mai scossoni fastidiosi, e questa è una caratteristica che impressiona la Giulietta. Lo sterzo sicuramente contribuisce ad aumentare il piacere di guida. Sulla Giulietta abbiamo un comando pronto, diretto, anche piuttosto duro nella modalità dynamic, mentre invece nella modalità neutral e all weather abbiamo un comando più morbido, sicuramente più adatto per una guida cittadina piuttosto che in dynamic. Il comando dei freni invece è anch'esso un buon comando, i freni sono potenti e il pedale non è spugnoso. È poco reattivo nella prima parte del pedale, però poi subito si ha un buon feeling. Parliamo adesso invece dell'Alfa DNA e il manettino. Abbiamo tre modalità di guida. Abbiamo All Weather, in cui tutto è massimizzato per la guida su fondi viscidi, quindi sia la gestione del cambio, mappa del motore, pesantezza dello sterzo. Natural, che è la modalità, diciamo, di default, è la modalità base in cui tutto è massimizzato invece per il massimo risparmio di carburante. In Dynamic invece tutto è orientato alla massima prestazione, quindi il cambio cambia a regimi più alti, il volante acquista carico, l'acceleratore diventa più reattivo, la mappa del motore diventa più corposa, più sportiva.
In più si attiva il differenziale elettronico CO2 e i controlli di trazione e di stabilità vengono resi più sportivi, insomma. La loro soglia di intervento diventa più alta.